Buonasera gentili telespettatori, bentrovati. Questa sera parleremo di agricoltura e giovani, un binomio che forse qualche luogo comune voleva inconciliabile. Invece, prendendo a prestito dei dati che sono stati forniti recentemente dal Presidente del Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, proprio i giovani hanno un potenziale addirittura superiore al 40% rispetto alle, tra virgolette, vecchie generazioni. Ma in Europa soltanto il 6% degli addetti all'agricoltura è under 30. Dopo la consueta prestigiosa apertura del professor Angelo Frascarelli dell'Università di Perugia, andremo a conoscere dei giovani imprenditori che nel nostro territorio hanno fatto di questa attività la loro attività principale, prevalente. Parleremo dei loro problemi quotidiani e delle loro eventuali soddisfazioni. Il ricambio generazionale in agricoltura è sempre stato una priorità dell'Unione Europea. La presenza di giovani in agricoltura è fondamentale. Perché la presenza del giovane significa innovazione, sviluppo, nuove tecniche, nuovi prodotti. Ecco che l'Unione Europea, fin dalle sue origini, ha sempre avuto una misura per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori. Questa misura poi nel tempo si è evoluta, ultimamente consiste in un incentivo che può arrivare a un massimo addirittura di 70.000 euro per ogni agricoltore che si insedia nuovamente in agricoltura, per un giovane tra 18 e 40 anni che decide di insediarsi in agricoltura. Poi ogni regione ha applicato diversamente questa misura con contributi per l'insediamento, contributi in conto capitale, contributi in conto interesse. Vedremo poi come questa misura sarà applicata, è stata applicata dalla Regione Marche. Ma questa è una grande attenzione, ecco, che l'Unione Europea ha sempre rivolto a favore dei giovani agricoltori. Non a caso a livello comunitario esiste un'associazione, un consiglio, il SEGA, Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, che promuovono le loro attività e promuovono una politica a loro favore, proprio perché la presenza di agricoltori giovani, il ricambio generazionale, è fondamentale per il futuro dell'agricoltura. Ringraziamo il professor Frascarelli e ci troviamo in Contrada Vallonica a Treia con Federica Bacchi, imprenditrice nel settore dell'apicoltura e diciamo subito, Federica, un po' per scelta, un po' per soprattutto tradizione di famiglia. Sì, è iniziata circa negli anni 70 da mio padre l'attività e io ho terminato gli studi nel 2004, ho iniziato... Ha iniziato avanti, questa sì, bella attività, vediamo che avete tantissimi alveari, quindi sì, un'attività importante. È un'attività che conta circa 1000 alveari e ormai da molti anni ci siamo affermati nel settore dell'apicoltura a livello professionistico. Quali problemi quotidiani a gestire un'attività come questa che è a suo modo molto complessa? Sì, non è facile, anzi ogni anno è sempre più difficile, per malattia, la mortalità... Fino a qualche anno fa era circa il 10%, invece ormai la media annua è il 20%. E quindi diciamo voi vi siete fatti una cultura veramente sul campo, no? Perché sì, gestite tutto a livello personale. Sì, sì, sì. Siamo io e mio fratello, è condotta a livello familiare. Fortunatamente riusciamo a portarla avanti abbastanza bene. La soddisfazione è quella di offrire ai vostri clienti un prodotto di alta qualità, immagino. Sì, sì, sì. Di alta qualità. Ecco, voi non partecipate, mi dicevi, molto a fiere o d'esposizione? No, per mancanza di tempo soprattutto. E quindi avete un contatto diretto con i vostri, sì, con i vostri clienti? Sì. Giovane imprenditrice nell'agricoltura, una scelta che consiglieresti? È un bellissimo lavoro, ma anche molto... servono molti sacrifici. Ecco, forse il sacrificio maggiore è quello che non potete quasi mai lasciare questa attività sostanzialmente, perché no, anche in un periodo come questo, che è un periodo chiaramente invernale, le api, sì, hanno bisogno comunque di cura o di controllo. Controllo, più che altro sì, controlli, se serve magari hanno bisogno di nutrimento, se non hanno... se hanno finito le scorte. Certo. Poi per le malattie anche. Lo spieghiamo un po' ai nostri telespettatori, da maggio in poi è il periodo un po' più intenso, ovviamente, sì, con l'estrazione. Anche da marzo si inizia. Maggio l'estrazione, marzo controllo, ci sono molti lavori. E a proposito di lavori, voi producete il miele, poi lo lavorate anche, state anche ampliando la vostra attività, sì, come vediamo. Sì, abbiamo
ampliato il fabbricato e rinnovato anche i macchinari da qualche anno fa. Il prodotto soprattutto lo distribuite generalmente nella nostra regione? Sì, nelle Marche e poi all'ingrosso andiamo anche fuori regione. Quali sviluppi auspichi per questa attività? Continuare così oppure avete in mente magari di ampliarla ancora? Per adesso continuiamo così, poi magari se si può fare qualcos'altro. Anche perché un numero così elevato di alveari è già abbastanza. Allora, ne vogliamo vedere uno intanto? Sì, andiamo. Scoprire un'arnia alla Casa delle Api è come conoscere una straordinaria comunità organizzata per mansioni e con precise gerarchie. Composta di piccoli telaini, ognuna di queste grandi famiglie conta circa 70-80.000 api. Il nostro operatore bravissimo ha anche individuato l'ape regina, contrassegnata da un piccolo bollino blu. Abili, Federica e suo fratello Gianluca si muovono con grande disinvoltura. D'inverno, generalmente, le api si raggruppano nelle arnie per combattere il freddo. Da maggio a settembre l'estrazione del miele e la grande attività di questi insetti. Poi, attraverso gli impianti che vediamo, la lavorazione del prodotto e la sua vasettatura. Abbiamo fatto pochi chilometri, ci siamo spostati a Casette Verdini di Pollenza. Siamo da Apiflor con Simone e Marco Mare, anche loro giovani imprenditori impegnati in un'agricoltura davvero multifunzionale a 360 gradi. Simone, spiegaci un po' Apiflor, apicoltura e floricoltura. Apiflor è venuta da 5 anni fa, quando abbiamo aperto la nuova attività di florovivaismo e abbiamo associato il miele, le api ai fiori, quindi questo binomio Apiflor. Ecco, passiamo a Marco. La vostra attività principale, diciamo, era quella di apicoltori, no? Tra l'altro cercate di produrre un miele di quantità e di buon livello. Sì, la nostra produzione, la nostra attività di apicoltura è partita, siamo alla quarta generazione e noi due stiamo continuando con interesse e anche con buoni risultati, come sì, abbiamo visto. E ultimamente abbiamo preso quest'anno un altro premio come miglior miele millefiori di Alta Collina. Nel 2004 ne avevamo preso un altro, ne avevamo preso un altro ancora con la vecchia azienda e ci sono dei buoni frutti. L'azienda cerchiamo di avere parecchia produzione, ma sembra un buon livello via tenendo. E tra l'altro vediamo anche una struttura, quella del florovivaismo, particolare, molto bella, rinnovata grazie anche a degli aiuti che oggettivamente vi ha dato il PSR. Sì, il PSR Marche ci ha aiutato, è addirittura il secondo PSR che stiamo effettuando. Ci ha fatto crescere all'inizio come apicoltura perché ci ha permesso di avere macchinari più moderni, tecnologie più avanzate e avere più produzione con minor costi di persone. E adesso sul vivaismo abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo optato su macchinari moderni, tecnologie all'avanguardia per il risparmio di persone e anche di energia via. Ecco, vogliamo anche visitare questa sera, stiamo vedendo alcune immagini, è tutto all'avanguardia, tutto quasi computerizzato. Qui è tutto quello che è all'esterno e all'interno, è tutto computerizzato, è tutto impianti a goccia a basso consumo, quindi risparmio energetico. Abbiamo, grazie al PSR, abbiamo fatto anche l'impianto fotovoltaico che servirà per l'energia per tutta la nostra azienda e convertiremo anche qualche cosa tipo gasolio, riscaldamento a gasolio, in energia elettrica prodotta e quindi abbassare sia i costi che l'inquinamento. A proposito di apicoltura, vogliamo segnalare anche una curiosità perché voi praticate concretamente il nomadismo. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è il nomadismo delle api? Sì, noi nella stagione primaverile prendiamo una quantità di alveari e li portiamo nella fascia montana per avere un prodotto di miele di aggaggia di un buon livello, via, abbastanza buono a livello qualitativo e anche di quantità. Ti chiedo, come immaginate o come volete che sia la vostra azienda tra qualche anno? Adesso è un po' dura, però pensiamo che possa andare con parecchio impegno e sacrificio in progresso. Sì, andrà sempre meglio, via.
Sentiamo te, ovviamente, come vorresti o come immagini questa azienda, questa Apiflor a medio-lungo termine? Che cresca, e la cosa importante è che si affermi in questa zona, che sia un'azienda di tutto rispetto, da rispettare, da un fiore all'occhiello, via. Siamo a Trodica di Morrovale, esattamente in contrada Fontanelle, da Marco Mei. Questa è un'azienda agricola veramente modello, poi vi spiegheremo anche perché. Esiste dal 1963, quindi un'azienda che ha quasi 50 anni. Marco, anche se tu sei della giovane generazione, però ricapitolando la storia un po' della vostra azienda, voi siete partiti con pochissimi capi, adesso ne avete? Adesso abbiamo raggiunto la quota di 240 capi. Quasi tutti, anzi possiamo dire tutti, di razza pura marchigiana. Sì, sì, esclusivamente di razza marchigiana, con un alto valore genetico che parte, diciamo, da generazione dietro. Quindi da nostro nonno, che già era un esperto selezionatore di razza marchigiana. Pio, bravissimo. E che ha trasmesso la sua, diciamo, conoscenza e conoscenza anche ai loro figli, e oggi siamo arrivati a questi livelli qua. E il nostro operatore sta riprendendo dei veri e propri campioni che vediamo alle nostre spalle, no? Sì, abbiamo vari tori di razza marchigiana che sono conosciuti anche non solo in Italia ma anche all'estero. E... anzi possiamo dire, qui lo dico io, che ci sono stati dei pionieri, soprattutto uno che ha vinto un premio a Parigi nella mostra internazionale più importante. Raggio. Esatto, Raggio. Si chiamava Raggio, che un po' ha fatto conoscere la razza marchigiana nel mondo. Sì, infatti molte persone, anche straniere, si fermarono davanti a questo toro perché non hanno mai visto un toro di queste dimensioni, anche bianco. Cioè, perché le razze tradizionali del nord Europa sono tutte o Charolais, certo, o Limousine, quindi un toro così grande bianco non è stato mai visto. Raggio non c'è più, però abbiamo il fratello Rick che ha raggiunto il peso di 15 quintali e è stato anch'esso campione a Villa Potenza, alla Daci. Sì, campione assoluto, e speriamo che ripercorre le orme di cotanto fratello. Bravissimo. Ecco, la vostra attività però è allevamento ma anche altre cose. Sì, dunque, nella stalla seguiamo due linee, che è quella genetica e quella da carne. Quella genetica vendiamo anche, cioè vengono selezionati i capi per la rimonta interna anche di altri allevamenti. Cioè altri allevamenti vengono qui e comprano i nostri tori o le nostre manze per le loro stalle. E poi la linea da carne, ossia non tutti i tori che noi selezioniamo possono essere da rimonta e quindi vanno a far parte della carne. Comunque la razza marchigiana è sempre più apprezzata, non solo nelle Marche. Sì, sì. E poi avete anche altre regioni d'Italia, cioè vengono a comprare qui i nostri tori per incrociarli con le loro razze, diciamo. Senti Marco, voi tenete anche al fatto che molti vostri capi sono in uno stato semi-brado, diciamo. Sì, abbiamo alcuni che sono totalmente allo stato brado, altri sono semi-brado come questi, e c'è la parte, quella dell'ingrasso, che li teniamo a posta fissa, l'ultima parte del ciclo della produzione della carne. Quasi un'eccezione però, praticamente. Tra l'altro pensiamo che sia meglio per la fase di finissaggio, tutto qui. Avete sfruttato anche le opportunità che vi ha offerto il PSR in diverse circostanze. Sì, con il PSR è stato potuto costruire questa struttura, è stata fatta la macelleria aziendale, è stato fatto un paddock esterno insieme a una copertura in cui gli animali possono ricoverarsi, e più tutte le strutture necessarie per le stalle, diciamo. Ma impianti nuovi, avete ampliato cose che... Tamaie, trincee e via dicendo. Più sacrificio o più soddisfazione? Sacrificio e soddisfazione insieme, cioè vanno di pari basso. Ecco, il sacrificio è il non potersi sostanzialmente mai assentare, una cura quotidiana per gli animali. Sì, questo è senza dubbio è la verità. Le soddisfazioni le vediamo dai trofei numerosissimi che avete vinto, ci vuole quasi un palazzo apposta, insomma. No, un palazzo no, basta una stanza.
Mi dicevi oltre 700-800 coppe e trofei vari. Sì, perché facciamo conto che dal 1963 che si frequenta le fiere, quindi qualcosa è stato sempre portato a casa. Senti, l'obiettivo di questa azienda qual è? Ampliarsi o consolidare quello già esistente? Innanzitutto consolidare, perché cioè bisogna affermarsi ancora di più, quindi, no? E poi piano piano si vedrà se si può ampliare ancora di più. Diciamo, per chiudere, un'ultima cosa, perché noi ce ne occupiamo spesso un po' nelle nostre trasmissioni qui, l'animale veramente lo curate dalla nascita fino al suo destino. Sì, nasce in azienda, le fattrici sono tutte nelle nostre stalle, vengono i vitelli che nascono, vengono allattati direttamente dalle loro madri fino a un'età di 6 mesi circa, e poi li svezziamo e iniziamo praticamente con il mangime che facciamo noi ad alimentarli. Ciclo chiuso, completo. Ciclo chiuso, linea vacca vitello che avviene nella nostra stalla. Chiaramente, parlando di giovani ed agricoltura, un passaggio credo piacevole e obbligato al contempo è quello all'Istituto Tecnico Agrario di Macerata. Siamo con il preside, il professor Aldo Rinaldi, che tra l'altro ci raccontava che le visite che noi abbiamo fatto precedentemente alle aziende di cui abbiamo appena visto alcune immagini e sentito alcune interviste sono gestite praticamente da ex alunni, e questo rapporto di collaborazione che si è consolidato negli anni continua. Sì, con estremo piacere ho appreso delle interviste fatte ad alcuni nostri alunni che hanno intrapreso l'attività di imprenditori, peraltro con ottimi risultati. Quindi la scuola segue i suoi alunni per quello che è possibile anche dopo? Chiaramente, e addirittura con alcuni di loro per certe attività specifiche abbiamo anche dei rapporti stretti, per esempio con i mari abbiamo la collaborazione per l'apiario, loro seguono il nostro apiario e ovviamente condividiamo i prodotti. Anzitutto le volevo chiedere, visto che lei ha accumulato una notevole esperienza negli anni, come è cambiato il rapporto tra i giovani e l'agricoltura, in particolare con questa scuola? Si è modificato, si è intensificato? Beh, diciamo che l'Istituto Tecnico Agrario fino a una ventina di anni fa era abbastanza specifico, cioè la scelta veniva operata da figli di agricoltori o addirittura da proprietari e il numero era abbastanza limitato. Con l'adeguamento al biennio unico prima, alle riforme successive che si sono susseguite, l'attenzione ad alcune discipline emergenti come potrebbe essere l'ecologia, la tutela del territorio eccetera, hanno avuto sempre maggiore interesse e rappresentano un po' il nodo focale del curriculum attuale. I ragazzi rispondono benissimo a queste esigenze, le sentono, tant'è vero che negli ultimi 12 anni la popolazione scolastica è passata dai 314 alunni agli attuali 586, con una crescita continua, e quindi non abbiamo subito diciamo i tracolli di alcuni tipi di scuole. Abbiamo avuto dei corsi serali, attiviamo ogni anno dei corsi hobbistici per la cittadinanza, peraltro con ottimo successo, e i nostri ragazzi in gran parte frequentano le università, altri si inseriscono nelle proprie aziende, altri si inseriscono facilmente nel mondo del lavoro. Mi raccontava, professore, che si è modificato nel tempo anche un po' il target degli alunni. Sì, ecco, come dicevo prima, diversi anni fa c'erano alcune categorie, no? Oggi praticamente i ragazzi e le ragazze, perché è importante anche il discorso della parte femminile della scolaresca, cioè l'Istituto Agrario di Macerata nel lontano 64 fu il primo istituto tecnico ad aprire le porte ad un'alunna a cui seguì la sorella nell'anno successivo. Attualmente le ragazze rappresentano un terzo della popolazione scolastica.
diciamo di tutti i ceti, di tutte le estrazioni sociali, tutti però hanno un'attenzione particolare verso i problemi dell'ambiente, del territorio, della natura. Il nostro istituto, se vogliamo, è l'unico in cui la maggior parte delle discipline coprono le materie tecnico-naturalistiche. Mi ha un po' anticipato, io le volevo chiedere diciamo quali sono le basi che deve necessariamente avere un imprenditore agricolo giovane per essere al passo con i tempi, più o meno l'ha detto. Beh, io aggiungerei qualche altra cosa: la curiosità, la volontà alle novità e la capacità di modificare il suo modo di essere e di porsi di fronte ai problemi dell'ambiente. Cioè praticamente l'agricoltore, no? Soprattutto un agricoltore giovane e moderno, non può essere quello che veniva definito un tempo il contadino. Deve essere proprio un manager. Concretizza quella multifunzionalità di cui abbiamo tante volte parlato. Ecco, le chiedo, professore, se ci sono dei contatti tra i vostri programmi di formazione e la PAC. I ragazzi vivono, diciamo, le novità per quanto possibile anche all'interno della nostra azienda agraria di 70 ettari con oliveti, vigneti, allevamento zootecnico di bovini di razza marchigiana, asine, api, abbiamo la cantina, l'oleificio e il tutto in biologico. Quindi produciamo dell'ottimo vino da agricoltura biologica, dell'ottimo olio da agricoltura biologica. Peraltro l'olio ha una filiera cortissima perché l'oliva viene raccolta e nel giro di 2 o 3 ore direttamente molita col nostro piccolo frantoio, e quindi siamo in grado di fare anche moliture monovarietali e insomma di pregio, ecco.